Una prima tappa, io uso proprio il termine di ritorno alla vita, questa è la vittoria principale. Dopo un anno e mezzo di lockdown, di sofferenza totale da parte di tutta la gente, poter vivere all'aria aperta, poter avere la gente che ti guarda con le giuste distanze, il giusto rispetto, è già una vittoria di enorme, enorme, enorme importanza. Bene, a Vieste veramente viviamo delle emozioni difficilmente riscontrabili da altre parti. Prima di tutto me lo auguro, ma secondo ne sono straconvinto, perché è veramente una signora squadra. A Roberto Mancini faccio veramente i complimenti per il gruppo che ha creato, gioca benissimo l'Italia, poco da dire. Tutti i complimenti che gli stanno arrivando addosso sono ampiamente meritati. Ha dato una lezione di calcio a una signora squadra che è il Belgio, ma tutte le partite le ha sempre affrontate da grandissima squadra. Io credo che l'Italia per parecchio tempo ci regalerà grandi, grandi gioie. Mi fa immensamente piacere, mi auguro che possa far bene. Ma Zeman, io l'ho detto anche personalmente un annetto fa quando l'ho incontrato a Roma, dove mangiano tutti gli ex giocatori e gli allenatori della Roma. È un grande, per me è sempre stato un grande, sempre stato un grande come allenatore. Mi piace tantissimo come uomo, per com'è, schietto, secco, senza mezzi termini. Mi piace tanto Foggia, a cui io sarò sempre grato, i foggiani, meravigliosi tifosi, meravigliosa gente, per cui posso solo sperare e augurare che tutto vada per il verso giusto. E questa è una tappa straordinaria, una location favolosa. È chiaro che naturalmente è tutto diverso dal calcio, è un altro sport, però come ho detto prima, dopo tanti anni ormai conosciamo tutti i trucchi di questo gioco. Il calcio è sempre il calcio. C'è più controllo con il pallone, però poi l'estate, quando vieni soprattutto in posti straordinari come Vieste, allora fai anche un po' di fatica, però ti godi il mare bello, il posto straordinario e la gente accogliente. Sta facendo un percorso straordinario l'Italia, complimenti a Mancini, al suo staff, a tutti i giocatori. Siamo in semifinale, adesso c'è da fare sul serio, diciamo così, ecco, per modo di dire, stanno facendo bene. C'è capitata la Spagna, un avversario tosto, però secondo me ci sono tutti i presupposti per raggiungere la finale. La Juve sì, quest'anno si è preso un anno di pausa, è tornato Allegri, sono sicuro che riprenderà a vincere.